Nell'ambito dell'intensificazione dei servizi per la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nei confronti di minori, in quest'ultimo periodo, come poi anche per l'arresto che è stato fatto la settimana scorsa, avevamo intensificato i controlli nella zona della stazione dove sono concentrati, diciamo, in maggior parte degli istituti di istruzione. E quindi nella giornata di ieri, nel primo pomeriggio, nell'effettuare alcuni controlli proprio in quella zona lì, che diciamo, cercavamo delle persone che ci avevano segnalato come abituali spacciatori, avevamo notato nella zona vicino a Via De Gasperi, dove c'è la pensilina degli autobus, quindi dove vanno anche i ragazzi a prendere l'autobus, un cittadino ghanese, un cittadino di colore che poi dopo abbiamo accettato essere ghanese, che aveva atteggiamenti un po' particolari, un po' strani, si guardava intorno in modo circospetto. Lo stesso aveva uno zainetto, teneva in mano uno zainetto ed era in piedi proprio sotto questa pensilina. Ci siamo avvicinati con l'intento di controllarlo, ma come ci siamo identificati ha dato una spinta, diciamo, ai colleghi e si è data precipitosa fuga, andando poi, abbandonando lo zaino, tutto quanto che abbiamo recuperato nell'immediatezza, andando verso, attraversando la via Emilia e andando verso, diciamo, quello che è via Cavour per andare verso il centro. Tra l'altro era un momento in cui stava piovendo, quindi si è andati immediatamente all'inseguimento del soggetto e si era nascosto in un bar, che è lì nella zona, se stare a dire il bar, sì, però sì, non c'entra niente. Sì. Nel bar lì nella zona, e nel frattempo si era disfatto del giubbotto che indossava, un giubbotto col cappuccio, un giubbotto verde maculato, tipo un po' militare, e l'aveva gettato, c'è un cantiere lì dietro, e l'aveva gettato lì. Poi infatti l'abbiamo trovato senza niente, abbiamo girato, l'abbiamo trovato il giubbotto, abbiamo trovato anche quello. Allora, questo era all'interno dello zainetto, custodito in una busta di plastica normale della spesa. Era dentro lo zainetto. Quindi quello zainetto di cui si era liberato all'inizio. Esatto, quello zainetto che non era riuscito a portarsi dietro per scappare, non era per potersi divincolare, diciamo, dalla presa dei poliziotti che lo volevano controllare, ha dovuto abbandonare lo zainetto, ha spinto il collega che lo teneva fermo e se n'è scappato. E quindi la polizia scientifica ha provveduto a fare l'analisi, che dovrebbe essere anche abbastanza buona come sostanza stupefacente. Il chi è un chilo abbondante di marijuana, come vedete, un mattone unico pressato, molto pressato. Nella fuga un telefono l'ha perso, gli si è rotto, poi aveva anche un altro telefono, come vedete aveva due schede, tra l'altro, adesso senza stare a dire alla compagnia, una di queste schede è proprio di una compagnia difficilmente anche recuperabile, su compagnie deve essere estera, quindi si fa anche fatica. Comunque abbiamo fatto i controlli, usa lui, probabilmente insomma, sono quelli che usa per i contatti. Si tratta appunto di un cittadino galese dell'85 che era arrivato sicuramente a Cesena utilizzando o un pullman o con la ferrovia, perché comunque gli abbiamo trovato dei biglietti sia di pullman che di ferrovia, che va e viene probabilmente ogni tanto, veniva qui a Cesena con l'intento di spacciare. Si è lamentato quando lo portavano in carcere, perché per questa poca roba in Italia è un reato, contestava il fatto che dovesse andare in galera per questa cosa qua.